Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi, nono capitolo di questo nostro mini corso per videomaker e oggi parliamo di bilanciamento del bianco. Il colore, è una componente fondamentale, manco a dirlo, perché a seconda dei colori, delle tonalità che decidiamo di utilizzare nella nostra inquadratura, nel nostro progetto, comunichiamo emozioni differenti. Una delle prime cose che si imparano in ambito video è il famoso bilanciamento del bianco. Prima di arrivarci però facciamo una premessa. La luce è costituita da un insieme di diversi colori e la somma di tutti i colori dà una luce bianca, considerata neutra. La gran parte delle luci però non è neutra. I diversi tipi di luce hanno quasi sempre un colore dominante e quindi se il bianco non è puro ma è influenzato da questa dominante colore, anche tutti gli altri colori ne saranno influenzati. Il nostro occhio si adatta velocemente ad ogni condizione di luce, annullando per cui le dominanti cromatiche senza che noi ce ne accorgiamo. Le macchine da presa però non funzionano come il nostro cervello, per cui in assenza di interventi di bilanciamento, le immagini con una dominante colore non avranno colori fedeli. Bisogna neutralizzare questa dominante colore per avere una rappresentanza dei colori fedele. Ed ecco quindi entrare in gioco il concetto di temperatura colore, una scala derivata dal colore di un corpo nero teorico che, portato all'incandescenza, brilla con diversi colori a seconda della sua temperatura e una quantificazione della tonalità prevalente della luce. Questo perché qualsiasi luce ha un suo specifico colore e questo colore viene misurato in gradi Kelvin. La temperatura della luce diurna, ad esempio, è di 5500 gradi Kelvin. Paradossalmente, più la temperatura colore è bassa, più è calda, più la temperatura colore è alta, più è fredda. Per cui con il bilanciamento del bianco andiamo a neutralizzare eventuali dominanti colore, al fine di avere una rappresentazione fedele dei colori. Sulle nostre macchine possiamo scegliere tra varie opzioni, abbiamo ad esempio il bilanciamento del bianco automatico, abbiamo tutta una serie di premisurazioni preimpostate, rappresentate da tutti quei simbolini della nuvola, del sole, della lampada al neon, al tungsteno, eccetera, eccetera. O ancora abbiamo l'impostazione manuale del bilanciamento del bianco. O ancora possiamo poi regolare il bilanciamento del bianco in post-produzione nel caso scattassimo o girassimo in RAW. E poi badate bene, ogni volta che cambiamo inquadratura, se le condizioni di illuminazione cambiano, bisogna rifare il bilanciamento del bianco. E questa, ragazzi, come avrete penso imparato ormai, è una regola, ma come tale si può anche infrangere. Se ad esempio, infatti, stiamo girando una scena ambientata di notte e vogliamo che tutto appaia blu, nulla ci vieta di alzare la temperatura colore per avere ancora di più, per accentuare una dominante fredda. Ricorda, non esiste un solo modo di fare qualcosa, esiste il modo che più si adatta a ciò che vuoi ottenere. E poi per cambiare o far combaciare tra loro i colori in scena possiamo utilizzare anche dei filtri. Abbiamo ad esempio i filtri di conversione, che servono a portare una temperatura colore da calda a fredda e viceversa. Si possono mettere sulle luci che si utilizzano in scena, oppure una volta, quando si utilizzava la pellicola, si mettevano anche sugli obiettivi, perché una volta le pellicole erano tarate o su una temperatura di circa 5500 gradi Kelvin, quindi più fredda, oppure su 3200 gradi Kelvin, più calda. E appunto, quando era in uso la pellicola, si potevano porre due tipi di filtri sull'obiettivo. Il filtro della serie 80, che porta la temperatura colore da 3200 a 5500 gradi Kelvin, e la serie 85, che viceversa la porta da 5500 gradi Kelvin a 3200. Quindi, ad esempio, se si aveva un ambiente illuminato con luci con una temperatura colore di 3200 gradi Kelvin, ma si usava una pellicola tarata su 5500 gradi Kelvin, con il filtro della serie 80 davanti all'obiettivo si poteva far combaciare il tutto. I filtri che invece si utilizzano sulle luci si dividono tra CTO e CTB. I CTO, Color Temperature Orange, convertono le luci da 5500 gradi Kelvin a 3200 e ve ne sono anche con frazioni di correzione. I CTB invece, Color Temperature Blue, viceversa, aumentano la temperatura colore da 3200 a 5500 e anche questi con varie frazioni di correzione. Sono utili ad esempio quando stiamo riprendendo una scena all'interno con lampade al tungsteno per far combaciare la luce che proviene da un'eventuale finestra che quindi ha una temperatura colore diversa
rispetto alle luci che stiamo utilizzando. Va detto però che i CTB fanno perdere tanta luminosità, per cui se proprio li utilizziamo assicuriamoci di avere delle lampade molto potenti. Abbiamo poi i filtri di bilanciamento. Questi filtri servono a rendere leggermente più calda o più fredda l'immagine. La serie 82 raffredda, la serie 85 invece scalda. Possiamo avere infine i filtri di compensazione che servono a correggere singoli colori. Ad esempio, quando giriamo in un ambiente dominato dalle luci al neon, molto probabilmente avremo una dominante verde. In quel caso, se utilizziamo delle altre lampade in scena, possiamo utilizzare un filtro di compensazione plus green. Così anche la luce proveniente dalle altre lampade che utilizziamo oltre al neon avranno tutte una dominante verde, più facilmente correggibile poi in post-produzione. Al contrario, ma un'operazione un po' più laboriosa, si può porre sui neon un filtro minus green di colore magenta che va a sottrarre il verde. Va anche precisato il fatto che una volta si spendevano tempo e soldi per far combaciare con la pellicola e tra di loro tutte le luci in scena. Da un po' di anni invece, sotto l'influenza della pubblicità e soprattutto anche dei video musicali, questa preoccupazione non c'è quasi più. Anzi, capita sempre di più di vedere film con l'utilizzo di luci con temperature e colori completamente diverse tra di loro. O ancora scene girate in ufficio dove si lascia la dominante verde dei neon, eccetera, eccetera. Bene ragazzi, anche questo capitolo sul bilanciamento del bianco si conclude qua. Io spero che sia stato interessante. In un video successivo analizzeremo poi anche l'uso dei colori in scena. E niente, io vi ringrazio della visione, dell'iscrizione, di tutti i commenti che mi lasciate, come sempre, e vi do appuntamento ai prossimi capitoli di questo nostro mini corso per videomaker. Ciao a tutti!